dove da stamattina è in corso la pulizia dei fondali, come ci racconta Riccardo Tivegna. La Proloco di Cadimare aveva preparato tutto per domenica scorsa in occasione della mobilitazione nazionale di Legambiente. I sub allora erano stati bloccati dall'allerta meteo, stamane invece si sono messi a perlustrare i fondali della borgata. E il risultato in un cassone destinato alla discarica spiccano diversi copertoni, pezzi di gomene, tronchi, anche un motore fuori bordo, insomma un vasto campionario che assolutamente non può ritenersi fisiologico. La gomma in mare non ci finisce da sola, quindi c'è da fare moltissimo dal punto di vista della prevenzione culturale verso chi fa questo tipo di atti. Probabilmente sono anche decenni che sono lì questi materiali. Puliamo il mondo, giunta alla 29esima edizione nello Spezzino, interessate anche Lerici, Framura, Rio Maggiore, Sarzana. A Cadimare, grazie all'ACAM, anche il coinvolgimento delle nuovissime leve. Un percorso di formazione ambientale per i bambini, quindi un messaggio netto, secco, diciamo, alle nuove generazioni, sempre per la salvaguardia del rispetto del bene comune.